Vicenza, cocaina, hashish e marijuana nascosta nel bosco, pedinato e scovato un 32enne. Termine ad accorgersene nei giorni scorsi le forze dell'ordine vicentine, notando nel corso dei pedinamenti che il 32enne albanese, poi arrestato, residente in provincia di Padova, ma di fatto dimorante nell'area bassanese, era solito recarsi in un bosco isolato senza un motivo apparente, per poi tornare alla sua auto e dirigersi altrove, spesso verso la provincia patavina, dove evidentemente intratteneva alcuni affari. Il sospetto su di lui, poi confermato in seguito alla perlustrazione dei luoghi dove si dirigeva da solo, è che si trattasse di uno spacciatore. Si tratterebbe di un uomo finora incensurato, quindi insospettabile fino solo qualche settimana fa, al quale sono stati sequestrati 800 grammi di sostanze illecite, cocaina, hashish e marijuana. Di questa quantità, ben mezzo chilogrammo di polvere bianca, la sostanza più fruttuosa sul mercato dello smercio. Solo la coca rinvenuta avrebbe un valore tra i 30 e i 40 mila euro. A chiudere il cerchio, solo ieri, la squadra mobile della Questura di Padova, bloccando il 32enne al volante di un'utilitaria in via dei Colli, nella periferia della città, trovando l'uomo in possesso della droga che poche ore prima lo stesso aveva prelevato da un bosco in una località non meglio precisata del Vicentino. Al controllo stradale operato dalla polizia è seguito l'immediato arresto del giovane, beccato con la cocaina in tasca e le altre sostanze occultate alla buona in auto sotto i sedili, segno che il pusher padovano non aveva il sentore di essere tenuto sotto stretta osservazione. A contribuire al rinvenimento del resto delle sostanze è stato il cane antidroga Taroli, in forza alla polizia, portato nel boschetto e che avrebbe subito fiutato la traccia facendo trovare il grosso della cocaina poi prelevata sotto un albero e poi anche droghe leggere infine nell'abitazione dell'arrestato. Sempre a casa sono stati presi in consegna bilancini di precisione, 3.500 euro in contanti, ritenuto guadagni in modo illecito dell'attività di spaccio. A casa sono stati presi in consegna bilancini di precisione, 3.500 euro in contanti, ritenuto guadagni in modo illecito dell'attività di spaccio.